Ciao a tutte ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi andremo a creare praticamente questo. È una perla che andremo ad inserire in questo bracciale. Sono due modelli, uno un po' più consistente, quindi un po' più allungato, e uno più piccolino. Oggi andremo a creare questo. Però vi faccio vedere i vari modelli che ho fatto. Allora, intanto questo video è in collaborazione con l'azienda BB Craft, e quello che andremo a utilizzare dell'azienda è proprio questo bracciale, questo cordoncino con la minuteria in acciaio. Che io trovo davvero interessante come prodotto. Giù vi metterò il link che vi porta all'acquisto. Vi ricordo sempre che l'azienda BB Craft vi offre un piccolo sconto. Troverete il codice sotto, ma ve lo metterò anche qui in alto. E in più, con una minima spesa di 25 euro, non pagherete la spedizione, e questo già, diciamo, è abbastanza allettante come cosa. Ovviamente questa tecnica è la tecnica Netted, e non ne troverete tantissime sul web. Ovviamente non è una mia invenzione, ma quello che io oggi vi farò vedere è proprio come cucire la perla dentro questo cordoncino. Dato che poi, diciamo, sarà troppo stretta, non potremo infilarla, perché questi cordoncini sono fatti con questi ganci, già nascono così, quindi non si possono togliere. Questa tipologia di perla non entrerebbe, perché in questo caso il foro viene troppo stretto, qua ancora di più. Vedete, queste vengono un po' più elaborate, più rifinite. Ne avevo un'altra piccolina, però non ce l'ho più. Invece questa, per chi vuole fare qualcosa di più sbrigativo, altrimenti poi, insomma, vi spiegherò come prolungare il lavoro, soprattutto per le principianti. Adesso vi presento il materiale e poi vi lascerò al tutorial. Mi sono preparata il materiale, quindi cipollotti da 6 per 4. Cipollotti da 4 o perline da 4, vabbè, mi è caduto tutto. Scusate i rumori attorno, ma qua stanno facendo dei lavori e purtroppo per ora mi è impossibile fare video senza questi rumori. Rocaie, io ho scelto due colori, ma voi potete anche sceglierne uno della Miyuki, in questo caso dorato e turchese. Ok, iniziamo con il nostro lavoro. Allora, andiamo a caricare sul lago 4 cipollotti alternati da 4 rocaie. In questo caso scelgo quelle dorate. Scusate, ma avevo dimenticato di farvi vedere questi braccialetti, che sono quelli che andremo ad usare. E comunque devo far vedere un passaggio molto importante. Intanto ve lo faccio vedere. Allora, questo braccialetto funziona così. Questo lo possiamo allargare o stringere come vogliamo noi, quindi questo entra qua. Una volta scelta la misura, si stringe questo qua. Guardate. Questo qua si può accorciare da questa parte. O allungare, secondo come vi serve.
Basta regolarlo. Allora, una volta realizzata la perla, non possiamo andarla ad infilare perché viene troppo stretta, quindi questo lavoro dobbiamo farlo durante. Quindi, cosa succede? Io stavo facendo il mio giro per chiudere. Prima di chiudere lo vado a infilare, altrimenti poi sarà troppo stretto. E quindi mi vado a fare a concludere il giro qua dentro, perché la perla, diciamo, andrà lavorata qua dentro stesso. Io vi sto facendo vedere come ho realizzato una perla dentro questo braccialetto. Ok, adesso praticamente noi andremo a lavorare la nostra perla qua dentro. Allora, io praticamente ho fatto già il primo giro perché volevo accertarmi della quantità delle rocaie. Vado a caricare, quindi esco da questa rocaia dorata e vado a caricare tre rocaie turchesi, una dorata e tre turchesi. In questo modo. Dopo di ciò mi vado a inserire nella rocaia successiva. E praticamente a questo punto ve lo faccio rivedere un'altra volta. Carichiamo le nostre 7 rocaie, di cui 3 turchesi, una dorata e 3 turchesi. E prendiamo e andiamoci a inserire nella rocaia dorata. E dobbiamo ripetere questo per tutto il nostro giro. Ok, fatto questo, ragazzi, adesso mi porto ad uscire dalla rocaia centrale, questa dorata, per questo preferisco metterla di un altro colore così faccio prima. Inserisco una perla o un cipollotto nel caso aveste scelto i cipollotti, uscendo da questa rocaia mi inserirò nella rocaia dorata successiva. Praticamente tutto il giro devo fare la stessa cosa, inserisco una perla e mi infilerò col lago nella rocaia successiva fino a stringere il tutto. In questo modo. Ok, ripasso col filo in tutte le perline fino a stringere e poi mi riporterò ad uscire dalla rocaie del lato opposto, questa di qua. Adesso non devo fare altro che ripetere gli stessi passaggi, quindi carico sul lago 7 rocaie, esco dalla rocaia dorata e mi infilerò nella rocaia dorata successiva. Devo fare così per tutto il giro, quindi ve lo faccio vedere un'altra volta. Dopo di ciò vado a riprendere di nuovo una perla, mi porto ad uscire dalla rocaia centrale dorata e entro in quella successiva, riprendo un'altra perla ed entro nella rocaia dorata successiva fino a chiudere
il giro completo in questo modo. Quindi ho fatto questa sequenza e la ripeto. Ecco, sono all'ultima perla. Adesso mi andrò a infilare nelle perline fino a stringere il lavoro. Il lavoro lo concluderò così, però volevo spiegarvi, se volete continuare e procedere per fare l'altro modello, dovete semplicemente aggiungere altre rocaie, questa volta però 5 perché le perle sono piccole, quindi uscendo da rocaie a rocaie inseriremo 5 perline per tutto il giro e poi andrete ad inserire un'altra perla da 4. In questo caso io ho inserito il cipollotto. E chiudete il lavoro in questa maniera, da entrambi i Ok lati. ragazzi, il mio lavoro si conclude, il tutorial finisce qua. Spero che questo video molto semplice, questa lavorazione abbastanza semplice sia stata di vostro gradimento, questa idea di poter utilizzare questo cordoncino vi sia piaciuta. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!